Compagni e compagni, benvenuti da tutte. Noi, io vi invito innanzitutto a prendere posto perché penso che in un minuto inizieremo. Dico soltanto che, come avrete notato, i lavori di oggi verranno ripresi e messi sul sito del partito anche per poter dare ai non presenti la possibilità di accedere appunto alla discussione di oggi e quindi che abbia, come dire, che venga presa come un contributo per tutti e tutte, anche quelli che non ci sono, e che resti appunto agli atti e ai posti, come si dice. Non mi dilungo perché credo che sia più utile che l'introduzione la faccia direttamente Sergio Dalmasso, a cui do appunto la parola. Buongiorno a tutti. Mancando magri diventa un po' difficile, un compito balordo. Le difficoltà che il Partito Comunista vive negli anni Ottanta sono estremamente gravi. Fine dei governi di unità nazionale, 1979, producono un oggettivo isolamento di questo partito. Si parla di legittimità sostanzialmente dimezzata. Le elezioni del 1987 vedono scomparire tutto il patrimonio accumulato in un decennio, stagione di movimenti. Paradosso, il protagonista maggiore di questo isolamento, il PSI tibettino Craxi, raccoglie la gran parte delle perdite che il Partito Comunista a sinistra va molto poco, di cui cresce dello 0,2. Seconda questione, divisione netta nella famiglia politica comunista europea. Sulla crisi dell'Est, se il Partito Comunista italiano e quello spagnolo scelgono una strada, il Partito Comunista francese, quello portoghese, il KKE greco, scelgono la strada opposta. Terza questione, calano partecipazione iscritti. Viene messa in discussione sempre maggiormente la stessa idea della forma partito, il modello partito, discussioni che noi conosciamo anche troppo. 1988, segretario Ghetto, dopo la continuità togliattiana garantita dai 4 anni di segreteria di Alessandro Natta. 18° congresso, 1989, l'innovazione non viene più letta e interpretata come continuità con quello che si ha alle spalle, ma come fatto profondamente nuovo. Il passato viene messo in discussione radicalmente. La discussione su Palmiro Togliatti è netta, nel 1991 toccherà le punte più alte. Rinascita toglie sottotitolo settimanale fondato da Palmiro Togliatti. La rivoluzione sovietica viene messa in discussione frontalmente, 89 bicentenario della grande rivoluzione francese, la rivoluzione francese diventa il riferimento centrale per il Partito Comunista, il giacobinismo viene letto come necessario portatore di una concezione totalitaria, viene cancellata nella interpretazione la fase sociale di questa grande rivoluzione, quella che la storiografia marxista aveva sempre letta come la più importante, seconda costituzione. L'equazione giacobinismo-bolscevismo diventa sostanzialmente netta, giacobinismo inteso nel significato maggiormente negativo. Lo stesso Bobbio si interroga in una polemica con Giorgio Napolitano chiedendo: siete sicuri di quello che fate? Avete i piedi per terra o state scegliendo strade da cui non potrete ritornare? La centralità di Fabbrica è in discussione, soprattutto dopo il referendum sulla Scala Mobile, l'ultima grande battaglia di Enrico Berlinguer, perduto 54-46 nel 1985. Al 18° congresso, 89, il termine classe operaia viene sempre più sostituito dal termine cittadino. Il marxismo e il leninismo, non esprimo ovviamente valutazioni assolutamente, già al 15° congresso era stato cancellato nello statuto, insieme all'altro termine dittatura proletariato.
lo stesso Marx viene messo fortemente in discussione, ci sono interventi al sedicesimo in cui si dice che Marx arriva fino a certe soglie, ma oltre quelle c'è appunto ben altro. Tutto il patrimonio teorico marxista nel Novecento viene sostanzialmente cancellato. Si salva solamente Gramsci come riferimento continuo, ma un Gramsci, a parere mio, letto in una chiave sostanzialmente liberale, viene cancellata tutta la fase di costruzione del Partito Comunista tra il 21 e il 26, Lione, eccetera, e viene cancellato il rapporto dialettico, conflittuale anche in alcuni casi con la Terza Internazionale. L'internazionalismo, non esprimo valutazioni neanche in questo, critica l'URSS 68, Praga 79, Afghanistan 81, Polonia, nell'83 al 16° congresso il PC rinuncia a ogni modello di società sostanzialmente, nell'89 in una visita in Ungheria, Pochetto dice i comunisti italiani sono gli eredi di Imre Nagy. E dopo la vittoria elettorale parziale nelle europee del 1989, il PC recupera nettamente in quel caso, dedica questa vittoria ai giovani di piazza Tiananmen. Non esprimo giudizi, ripeto, di alcune novità. Congresso dell'86 Firenze si rompe, era già rotto, ma si rompe formalmente anche quello che viene chiamato monolitismo comunista. Sono emendamenti sulla questione nucleare respinti per pochissimi voti, ci sono emendamenti sulla NATO, anche questi ottengono percentuali alte. La differenza di genere viene introdotta fortemente da Livia Turco sulle tesi di Luce Irigaray, di uno studioso francese, Lazare, Marc Lazare, che usa il termine minestrone ideologico. Ecologia, differenza di genere, Gorbaciov, SPD, mercato, rifiuto stalinismo, rifiuto dell'individualismo e del capitalismo, collettivismo burocratico, non violenza, legittima storica interamente basata sulla rivoluzione francese. Puntini, numerosi vari ingredienti messi alla rinfusa, ma che il fuoco spera possano produrre un buon cibo dopo una lunga cottura. Tesseramento, 1.800.000 nel 1976, 1.750.000 nell'80, 1.581.000 nell'85, 1.412.000 nell'89. Nell'88 il ricambio è minimo, solamente, con le virgolette naturalmente pensando a noi, 42.574 nuove tessere. Cambia fortemente la composizione sociale, gli operai sono solamente, anche con le virgolette, il 36%, 72% degli iscritti a oltre 40 anni, i pensionati si avvicinano progressivamente nelle tessere alle percentuali operai. L'unità cala nelle vendite nonostante le figurine Panini, le cassette, eccetera, eccetera. I voti sono 33,4 nel 1976, 29,9 nell'83, nell'87 un tonfo, 26,6. L'apparato vive un cambiamento ideologico profondo, già c'era stato con gli anni 50, la generazione, il quadro partigiano era stato fortemente sostituito con il cambio a Mentola-Secchia 1954, ma ancor di più il nuovo apparato del partito, 1.800 funzionari più quelli in sindacato negli enti locali, nelle COP, eccetera, eccetera, ha una formazione, uno stile, un modo di essere, un modo di comportarsi, un linguaggio che spesso cozza con una base che lo sopporta con una certa difficoltà. Ti ricorda la prima rifondazione, l'odio verso i funzionari era profondo. L'opposizione a questo. Nell'81 Consulta sulla questione polacca parla di uno strappo, non è possibile l'equazione USA-URSS. Nelle ricostruzioni un'ala, il libro dei due fratelli Tiliberto, sostiene che Ermanno Consulta sia stato oppositore già del compromesso storico. Non esistono documenti, testi scritti, eccetera, eccetera. Altre valutazioni danno un giudizio diverso.
la stessa cosa avverrà per il 1998, ma comunque non ha importanza. Nell'aprile del 1981 c'è il primo numero di Interstante. Tonini Vaia, Sacchi, che sarebbe dovuto essere qua, che ha mandato una lettera, Vera, Cinanni, Robotti vengono sospesi, Albarello e Sorini per alcuni mesi per indisciplina, frazionismo e altro. Nell'83 al congresso di Milano questa componente sotterranea solamente 7 delegati, comunque c'è, segna il terreno per alcuni aspetti. 85-86 c'è la breve parentesi della rivista Orizzonte, diretta da un tipo un po' strano. Nell'86 emendamenti al congresso, oltre a quelli ricordati, NATO eccetera eccetera, che vengono da una certa ala, ci sono gli emendamenti dell'ala corsettiana, insomma, i comunisti operano per il superamento della società capitalistica, che ottiene il 18% dei voti. L'emendamento Cappelloni stabilizza sostanzialmente, avendo una certa percentuale, la possibilità per le minoranze di muoversi e di agire all'interno del partito. Nell'87 nasce l'Associazione Culturale Marxista, con un appello per un lavoro culturale marxista. Esistono fondazioni, gruppi, associazioni che pure il partito dirige, in cui il pensiero marxista è ormai abbandonato completamente, bisogna rimetterlo con i piedi per terra, occorre ritrovare uno spazio. Presidente Cossutta, tesoriere Cappelloni, hanno un ruolo significativo Valentini e Pestalozza, l'adesione di intellettuali è molto ampia, anche con nomi importanti. E Crippa, chiedo scusa, Crippa ha un ruolo centrale. Intellettuali importanti, Cazzariga, Gazzi, Aristarco, De Grada, Della Peruta, Dinola, Donini, Geigon, Musatti, Ondrini, Palabrega, potrei continuare per un quarto d'ora. Nell'88 il dissenso emerge sulla unità stessa. Una lettera firma Cappelloni a marzo, contrapposizione a tesi sostenute in altri articoli scritti sull'unità. Ad agosto i lavoratori Breda mandano collettivamente una lunga lettera di dissenso rispetto alle scelte del partito. Non siamo più solamente sulle valutazioni di politica internazionale, inizia ad esserci sempre più fortemente, in forma forse istintiva, una valutazione di classe sulle scelte che il partito fa, che lo distaccano profondamente rispetto non solo alla storia e alla tradizione, ma anche ai grandi bisogni che la società esprime. Novembre, Comitato Centrale, per la prima volta, un fatto storico, viene presentato un secondo documento, oltre a quello maggioritario. Il documento Cossutta parla di snaturamento del partito, il partito non è più espressione e riferimento per le grandi masse operaie, popolari, studentesche, di giovani, eccetera. Al congresso, nel marzo 1989, questo documento ottiene il 4% di voti, 9 eletti in comitato centrale, 1 Cappelloni nella commissione centrale di controllo. Il crollo dell'Est produce ovviamente nell'autunno reazioni diversificate interno al partito. Il 12 novembre c'è la Bolognina, inutile adesso raccontarla perché è nota a tutti. Ricordo solamente che Occhetto usa, senza essersi consultato all'interno del partito, l'autorità morale che il mondo partigiano gli dà, la sacralità di quel luogo in cui erano morti partigiani, una delle più grandi battaglie che la resistenza conosca, così come Gorbaciov aveva annunciato la perestroica in un incontro con gli ex combattenti della guerra patriottica, eccetera. La fine della seconda guerra mondiale era mai avvenuta definitivamente, occorrono nuove strade, le forze di progresso devono essere unificate. Il nome e il simbolo producono una lacerazione in questa comunità che aveva sopportato negli ultimi anni fatti politici di non poco conto. Veniva da storie molto più piccole, come il caso mio, marginale. Notava con una sorpresa per alcuni aspetti come l'elemento simbolico venisse ad assumere, ci tornerò dopo, una valenza profondissima.
le lettere che vengono mandate all'unità parlano di questo: se avessi avuto una pistola avrei sparato ad occhietto quando ha detto che non dovevamo più essere comunisti. Nella mia vita ho pianto tre volte, quando è morta mia madre, quando è morto Berlinguer, quando Occhetto ha detto che non dovevamo più essere comunisti. Ce ne sono centinaia, l'ho lasciato la fare là, quindi non ve le posso leggere, ma risparmio tempo, insomma, naturalmente. C'è una incredulità in un primo tempo, no? Sono le balle che la stampa borghese racconta, non è così. Un dolore profondo. I riferimenti saltano completamente a livello internazionale, a livello interno. Il nome che noi abbiamo è frutto di lotte, sacrifici, sangue. Vi sono comunisti che per scrivere viva il Partito Comunista hanno usato il loro sangue nelle carceri fasciste. Negare il nome significa negare il nostro essere. Si è spogliati, c'è una lettera del compagno Lunno, mi sembra, che dice espressamente: ero stato spogliato, senza quel nome mi sentivo nudo, non avevo più i miei abiti, ma sotto gli abiti rimane il cuore comunista, eccetera. La direzione del partito vede solo tre voti contrari: Magri, Castellina, Cazzaniga, astenuti Chiarante e Santostasi. Comitato centrale della settimana successiva, 219 sì, 73 no, 34 astenuti. Nasce un fenomeno nuovo, gli autoconvocati. C'è anche un libro di Clementi e Giovannini, mi sembra interessante il tema, una forma di controtendenza rispetto a una omologazione di comportamenti progressiva, una comunicazione diretta della propria responsabilità, un'assunzione diretta di questa, una comunicazione orizzontale. Davanti al luogo del comitato centrale c'è questa protesta, vengono distribuiti volantini, l'AMA viene contestato in misura violentissima, Occhetto esce da una porta laterale per non incontrare questo. La scena si ripeterà al cinema Capranica a febbraio 1990, la prima assemblea della sinistra dei club Flores, Darcais, Migone, Pintacuda e altri. Le tire era. Congresso straordinario che viene convocato immediatamente vede i 2/3 dei voti, il 66% alla maggioranza, il 30,6 alla mozione nata in grado Tortorella Magri, il 3,4 alla mozione Cossutta. Il secondo documento ha rifiutato un documento unico per le questioni legate a precedenti posizioni cossuttiane sulla politica internazionale. È significativo che nel gennaio 90 l'anniversario del partito, sempre ricordato e celebrato tradizionalmente, venga celebrato in due luoghi differenti, a Firenze Occhetto, il secondo documento in no a Roma, con relazione del filosofo Cesare Luporini. Nel maggio 90, elezioni regionali, un nuovo tombo, 24%, più o meno 3,8 sulle elezioni politiche, e almeno 6,2 sulle elezioni regionali di 5 anni prima. Contemporaneamente esce il mensile formalmente che prenderà il nome di Comunisti Oggi, che in un primo tempo è legato a una piccola ala interna, raccoglierà poi un'ala di Democrazia Proletaria, avrà poi 4 direttori, uno dei quali era Ferrero, se non mi sbaglio. Sì. Una di una seconda fase. La genesi è diversa. Nell'agosto avvengono fenomeni di pare apparentemente marginali, i primi importantissimi. Ad Assi c'è la festa in rosso, che avviene pochi giorni prima rispetto alla festa dell'unità. Ricordo Claudio Caroni in braghe corte che faceva la carne alla braccia. 7 agosto sull'unità Cossutta figlio Dario scrive un articolo titolato Compagni virgola separiamoci. Il 18 del mese sul quotidiano di Genova, secolo XIX, Cossutta, Armando, fa una intervista in cui ripete sostanzialmente gli stessi contenuti. Il fatto di maggiore importanza che segna la rottura esplicita è la fase preparatoria della prima guerra del Golfo. A fine agosto 1990 al Senato un gruppo di senatori non vota il documento ufficiale, che invece il Partito Comunista, ahimè, vota,
di sostegno alla politica USA nel Golfo e l'invio delle navi. La scena si ripete alla Camera poco. È chiaro che questo sia un elemento centrale e fondamentale. A settembre c'è il seminario di Arco di Trento. Il seminario di Arco di Trento raccoglie il fronte del no e vede la spaccatura, ahimè, del fronte del no. Garavini, nel partito sì, ma non ad ogni costo. La lotta politica non deve essere chiusa nel solo partito comunista. Occorre non chiuderla per linee interne, ma guardare alla società che si muove. Consulta, è impossibile una minoranza, quella cosa, il termine cosa è noto. La Valle, Raniero La Valle, i cattolici non amano la cosa. Luigi Vinci, il rifiuto della cosa determina la possibilità e i contenuti di un'autentica rifondazione, cioè partendo dal no si deve giungere a dare contenuti diversi e innovativi al tutto. L'intervento principale, secondo me, più significativo, non c'è, quindi non è piaggeria, è quello di Lucio Ronari. La forza del movimento comunista non si basa tanto sull'analisi di quello che abbiamo alle spalle, ma sull'oggi e sul futuro. Lavoro, bisogni, differenza di genere, modernità e progresso non portano incivilimento, un'analisi, credo, di ricchezza estrema, che confesso l'ignoranza, ma ho trovato poi leggendo Sarto di Ulm in appendice al Sarto di Ulm. La relazione di Magri era di fatto una sintesi di un documento, di un piccolo pezzo del PC aveva scritto nel 1987 e che riportava nelle ultime 50 pagine del Sarto di Ulm. Magri si chiede, sarebbe stata possibile una storia diversa del partito ragionando in modo controfattuale, e credo che il problema si ponga inevitabilmente. Il Grau annuncia purtroppo che bisogna vivere nel borgo, e una parte del fronte del no annuncia che qualunque cosa accada non andrà a una frattura. Nell'ottobre viene presentato il simbolo, ricordata la frase di Armando Cossutta, sembra un garofano, quella specie di guerra. Le scelte diventano sempre più rapide. A gennaio del 1991 a Roma vi sono due incontri nazionali, alla Sala dell'Arancio il giorno 4, relazione di Bettinari, che propone ancora una forma federativa, il 6 un'assemblea nazionale all'Eliseo, Cossutta parla di una scissione silenziosa, sono più i compagni e le compagne che se ne vanno, che non accettano tutto quanto questo, che soffrono silenziosamente e se ne vanno, di quelli che invece accettano una delle due ipotesi. Se ne va a Cazzanita, che la cosa dovrebbe essere studiata meglio, conosciuta meglio, ci sono delle interpretazioni, Cossutta ne dà una, ma evidentemente occorrerebbe sentire l'interessato, che era il leader sostanzialmente di questa componente, che non accetta o forme di tatticismo o la scelta di rompere fino in fondo. Chi lo ha conosciuto meglio potrà esprimersi più di quanto possa fare Cazzaniga, vecchio leader della, diciamo, sinistra UGI ai vecchi tempi, perché ancora ha conosciuto queste cose. Congresso di Rimini, 31 gennaio, 3 febbraio, vengono respinti gli appelli alla federazione. Gira, si dice, distribuita da Guido Cappelloni, la prima tesserina, quella piccola bianca con la bandiera rossa, del Movimento per la Rifondazione Comunista. È noto, al termine 90 delegati escono, non votano lo scioglimento del partito, conferenza stampa, atto notarile. L'atto notarile ufficiale per l'MRC verrà fatto circa un mese dopo a Roma, ma quello garantisce la continuità. È un'iniziativa spettacolare che non accetta la continuità PC-PDS, viene fatta con un forte impatto sui media, i rappresentanti al congresso sono gli stessi che esprimono questa continuità, quindi vengono dal corpo del Partito Comunista e se ne vanno prima che questo venga formalmente sciolto. Alcune federazioni di regge massa in maggioranza passano con questo movimento, si hanno dati di tesseramento insospettati e imprevisti dagli stessi autori di questo,
6.000 tessere a Roma, a Torino una massa, realtà minori, Forlì e Asti che rispondono in una misura inaspettata, Milano, insomma c'è un dato per cui nel giro di una settimana si arriva a 50.000 tessere e nel giro di un mese si arriverà quasi alle 100.000, che verranno superate largamente poi quel terzo. Una settimana dopo al Brancaccio c'è un'assemblea nazionale con 5.000 persone, una simbologia fortissima, bandiere rosse, viene esposta la più grande bandiera rossa del mondo, ricordate le persone che si perdevano quasi sotto questa. C'è l'elemento simbolico anche importante che il Brancaccio è il luogo in cui Palmiro Togliatti tenne la prima assemblea a Roma dopo la liberazione di Roma, giugno 1944. Lo stesso risultato enorme c'è una settimana dopo Milano al Teatro. Il movimento ha pochi mezzi, il movimento ha una sede nazionale molto piccola, ma raggiunge risultati consistenti nel giro di breve tempo. 5 maggio all'Euro c'è la prima assemblea nazionale che vede 10.000 partecipanti. Garavini annuncia il congresso nazionale che darà vita al partito. La forma che suscita discussioni interne è liberamente comunisti. C'è un elemento fondamentale, la grande importanza che la base ha in questo, la scissione o la rottura o la divisione o la continuità, insomma non uso il termine che preferisce, ha visto pochissimi dirigenti, nessun funzionario sostanzialmente, ha visto invece una risposta di base enorme. Le testimonianze degli iscritti sono molto significative. Ricordo doloroso del compromesso storico, ci sono proprio testimonianze specifiche di questo. Revisione teorica operata negli ultimi anni che non era accettata in alcuna forma. Invasione cattolica nel partito, questo si può logicamente discutere, insomma. La questione internazionale, le posizioni internazionali venivano accettate per una semplice disciplina interna, ma erano sofferte. Il partito ha mancato nella opposizione, non ha dato opposizione. Vi è soprattutto l'elemento che più suscita rabbia, una burocratizzazione progressiva di questo partito, un divario profondo tra base e vertice, non c'è più quella fiducia per alcuni aspetti cieca nei dirigenti. I dirigenti sanno, i dirigenti hanno ragione, i dirigenti sono i migliori. Questa è sostanzialmente scomparsa, c'è un divario profondo di modi di essere pulito. Li abbiamo fatti studiare, ora passano dall'altra parte, sono frasi che abbiamo sentito 100 volte. PRC esprime continuità, noi siamo sempre stati comunisti, un legame con il partito di Togliatti e di Berlinguer, il partito comunista degli anni successivi al 1945. Ma vi è una rottura appunto sul partito burocratizzato a favore di un partito circolare, orizzontale, in cui la base finalmente conti, mentre prima non contavamo, perché veniva quello che ce la raccontava, bisognava dire sempre di questo. È una visione forse un po' mitica di un partito classista radicalizzato, totalmente e profondamente diverso rispetto agli altri. La diversità berlingueriana degli ultimi anni espressa in modo molto lento. La risposta che il congresso dà, dando vita al partito, a un movimento subito con quella simbologia, impedisce che si elabori il lutto sul nome e sul simbolo. Non c'è mai un vuoto simbolico sostanzialmente, che vi sarebbe stato qualora si fosse formata una corrente interna che però cancellasse quei nomi, quei simboli, quei riferimenti teorici. È molto interessante, credo, su Nanni Moretti possiamo pensare cose diverse, il film La Cosa di Nanni Moretti, che esprime questa sofferenza di un mondo interno, qualunque sia la scelta che viene fatta, o come sia non la Fiat, no? Che esprime un travaglio interiore drammatico. C'è un militante di Torino che dice: ritrovo il gusto di fare il comunista, che è molto bello. I simboli rappresentano una identità anche per la differenza che i simboli esprimono
e perché qualcuno ha cercato di cancellarli negli ultimi anni e ha voluto negarli definitivamente. Primo congresso, dicembre 91, 130.000 tesserati, riattualizza quindi questa pratica, questa identità comunista, una visione di continuità preoccupata per le innovazioni, insomma. Sono con dei problemi. I delegati sono 1170, le donne sono solamente 250. Il 75% dei delegati ha più di 40 anni. A differenza del PC, il centro ha un peso minimo, un peso maggiore del nord, allora Torino, Milano, certi aspetti, Genova e altro. Il 76% dei delegati viene dal Partito Comunista e alto il numero di chi viene dalla Nuova Sinistra, al 16%. È alto proporzionalmente. Gli operai sono solamente il 18,8%, gli studenti l'11,6%, gli impiegati il 44,1%, quindi moltissimi, i funzionari sono quasi inesistenti. Il 27% la laurea. I contrasti nel congresso sono fortissimi, c'è la questione segretario-presidente, farà sì che il congresso non elegga né l'uno né l'altro, ma la cosa verrà solamente un mese dopo. Con una notte credo particolarmente burrascosa per chi c'era. C'è la questione del nome che divide nettamente, vi ricordate credo. Dobbiamo chiamarci Partito Comunista perché tali siamo sempre stati, passa al termine rifondazione, che implica una serie di cose di non poco conto, credo. C'è la questione dei luoghi di donne. La questione dei luoghi di donne viene bocciata. E viene bocciata, ricordiamo, un gruppo dirigente che più o meno convinto è totalmente favorevole a questo, ma con una base che non lo accetta. Ero al congresso, ricordo, che c'erano nella base delle insensibilità, queste parlano difficile, non si capisce, anche nelle donne stesse, no? Noi non siamo un corpo separato, dobbiamo essere all'interno, non createci il ghetto e altro. C'è questa reazione forse inaspettata che boccia i luoghi di donne e apre una serie di questioni che credo siano durate per 20 anni. Nel suo libro, Il Sarto di Ulm, cioè, sono stato più o meno nei tempi che mi hanno dato, Magri parla di tre rotture sostanzialmente. La prima è quella PDS-PRC, e la seconda è quella del fronte del no, che si divide. Con tutti i problemi, Grau uscirà dal PDS nel 93, Bertinotti con lui, insomma, sarebbe stata forse diversa rifondazione con l'intero fronte del no, diversa quantitativamente ma anche per il dibattito politico interno, insomma, qualora fosse avvenuta una uscita dell'intero fronte del no. Tre, l'esodo, quei 700.000 che non vanno né con rifondazione 130.000 né con il PDS tra i 600 e i 700.000 tesserati e tesserati. Questo secondo Magri pesa su rifondazione comunista e sul progetto politico. C'è una base che al di là delle ignobili battute che Massimo D'Alema cinicamente fece in quel tempo con uno stile che non è proprio bello, era abituata alle lotte sindacali, alle lotte operaie, alla conflittualità interna, a un lavoro di base molto intenso, l'abbiamo conosciute, ma dice Magri scarsamente abituata a una riflessione politica, preoccupata verso gli aspetti nuovi. Sarebbe servito un gruppo dirigente ricco di idee, di prestigio, unito da esperienze e solidale. Mancando questo era facile cadere o in forme massimalistiche, forse l'espressione è impropria, o in un punto acritico per quello che si aveva alle spalle. Sostiene lo stesso Magri, negli anni Ottanta il PC era ancora un patrimonio culturale, Gramsci. Le forze per inserirsi nelle grandi contraddizioni su cui fare leva per evitare liquidazioni. Era una società che presentava un'economia opulenta, un'istruzione profondamente cresciuta, una serie di contraddizioni e di fenomeni anche estremamente positivi, che però anziché produrre civiltà, anziché produrre un tipo umano nuovo, una società differente, rischiavano una regressione profonda. La sinistra europea non ha usato queste contraddizioni, non ha saputo inserirsi in queste, si è sciolta, si è arresa a completamente, non ha osato osare, come diceva una
grande comunista in altri tempi. Se il PC, insomma, disertando, ha pagato un prezzo più alto, io credo che non è un caso se noi abbiamo prodotto per primi fenomeni come il berlusconismo e tutto quello che questo significa, che non sono prerogativa solamente nostra, ma che si espandono drammaticamente a livello europeo e non da solo. Ma la mancanza di una formazione politica consistente, una infame legge elettorale che nel 1993 passa a furore di popolo, 82 contro 18, modificando proprio l'idea di partito, la partecipazione, americanizzando e personalizzando la politica in un modo indecoroso, hanno contribuito a tutto questo. In quel libro Magri parla della possibilità di una storia controfattuale per il Partito Comunista. Io non so se qualcuno ha mai pensato a una storia controfattuale per il nostro partito, nelle difficoltà gravi che viviamo quotidianamente. Se cioè le varie anime che lo hanno composto, anziché incistarsi in mille modi, avessero saputo amalgamarsi, avessero saputo veramente sommare le provenienze senza farne sostanzialmente bandiere. Se un rinnovamento necessario ed indispensabile avesse saputo continuamente intrecciarsi con la base senza violentarla, come è accaduto, mi sembra, in troppo casi, annunciando ad ogni comitato politico le svolte, magari annunciate alla TV il giorno prima. Se davanti ai grandi fatti che c'erano si fosse saputo innovare realmente, recuperare anche pezzi della nostra storia, non c'è Vinci, ma ricordo quando sì, ma è andato a passeggio, la ho profondamente stufato. Se non so, un rinnovamento del pensiero marxista che ne recuperasse delle pagine, penso al grande dibattito su Gramsci che negli anni 60 era così ricco e così importante, al recupero di grandi figure, non solo Rosa ma tutto il marxismo occidentale che ha avuto un peso di non poco conto, insomma non fosse necessariamente avvenuto cercando di cancellare pezzi consistenti della nostra storia, il dibattito sul Novecento, l'idea stessa di partito e di organizzazione. Non so se sia ancora possibile tentare questa storia controfattuale per quello che noi siamo, se siamo in grado magari noi di metterne in piedi un pezzo. Io penso a Cuneo, che è una realtà infinitesima, abbiamo fatto un'iniziativa sui nostri 20 anni, Bianca Braci Torsi si è fatta un lungo viaggio per essere con noi, penso che insomma iniziative di questo tipo andrebbero fatte riflettendo non solo in una chiave di passato, ma appunto ragionando sull'esistenza di una formazione comunista oggi, di una sinistra radicale, non si deve dire giustamente, una sinistra alternativa oggi, di quello che noi siamo e che possiamo essere. Grazie, scusate.